Buongiorno a tutti, sono Don Giorgio Zucchelli, presidente della FIDE Lombardia e parlo anche come presidente della Fondazione Carlo Manziana, le scuole diocesane della Chiesa di Crema, che racchiudono tutti i livelli scolastici dall'infanzia fino al liceo. Bene. Ci siamo trovati tutti in questi mesi improvvisamente, no, in una situazione drammatica dopo le vacanze, dopo le vacanze di Carnevale, almeno qui in Lombardia, la scuola è stata chiusa e non si è più riaperta, come tutti sappiamo, fino alla sua conclusione. Noi abbiamo affrontato il problema evidentemente in modo graduale, anche perché c'è sempre stata la speranza che la pandemia non fosse così forte e le scuole potessero essere di nuovo riaperte e riprendere le lezioni in presenza, il che purtroppo non è avvenuto. Noi abbiamo settimanalmente riunito i consigli, il collegio dei docenti per affrontare il problema e vedere come organizzarci e poco per volta siamo passati, soprattutto nella scuola superiore di primo e di secondo grado, siamo passati alla didattica a distanza. Diciamo che il desiderio è stato quello di tenere sempre i contatti con i nostri ragazzi che noi accompagniamo per mano, giorno per giorno, e non volevamo assolutamente abbandonarli, visto che ci siamo presi cura di loro con grande responsabilità e vogliamo portarli al traguardo dei loro studi. E quindi abbiamo cercato di ricostruire giorno per giorno la nostra quotidianità scolastica il più possibile simile a quella di una scuola in presenza. La secondaria di primo grado ha iniziato, diciamo, gradualmente a trasformare la forma delle lezioni. Prima, la prima settimana, ci si è limitati a trasmettere materiali di rinforzo, pensando appunto che la scuola riaprisse. La seconda settimana si sono attivati spiegazioni di nuovi argomenti e pubblicato video lezioni. La terza settimana si è iniziato con qualche video lezione in diretta su Meet, finché alla fine la scuola, anche la secondaria di primo grado, ha attivato la didattica a distanza tutti i giorni, 2 ore almeno, tutti i giorni, per poter non solo continuare nel programma didattico, ma anche nel collegamento, nella vicinanza tra insegnanti e alunni. Insomma, abbiamo voluto fare scuola a tutti i costi. Per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, è stato in un certo senso più facile. Perché? Perché la nostra scuola ha già da alcuni anni attivato una struttura digitale che si è dotata di tecnologie d'avanguardia per una didattica interattiva che vada oltre la classica lezione frontale. Per accedere a questo mondo digitale, ogni alunno è stato dotato di un iPad di ultima generazione, grazie al quale si realizza una immediata interazione tra studente e insegnante e tra studenti fra loro, mirata a condividere contenuti e a creare un ambiente virtuale di apprendimento e di interscambio secondo il metodo della classica povolta. Tramite l'iPad, oltretutto, è possibile acquistare volumi digitali e accedere a una vasta gamma di applicazioni specifiche per superare appunto le lezioni frontali. A proposito, tutti gli insegnanti hanno frequentato un corso di specializzazione, diciamo, di aggiornamento, di specializzazione. Proprio per questo, quando ci si è resi conto che la ripresa delle lezioni non sarebbe stata a breve tempo,
che anzi si sarebbe addirittura protratta fino al termine dell'anno scolastico, abbiamo attivato subito la didattica a distanza con lezioni online in diretta, secondo un calendario simile a quello della didattica in presenza. Abbiamo ridotto un'ora delle lezioni quotidiane. E così al liceo Dante Alighieri della nostra Fondazione Manziana le lezioni sono continuate, possiamo dire, in maniera regolare, permettendo a insegnanti e alunni di portare a termine il programma didattico previsto. Tra l'altro, devo dire che ci ha sorpreso la responsabilità della maggioranza dei ragazzi che hanno risposto molto bene alla didattica a distanza. Anzi, alcuni, quelli più, diciamo, predisposti all'uso dei materiali tecnologici, no? È stata veramente una novità che hanno accolto con grande entusiasmo. Qualcuno, diciamo, ha migliorato le proprie prestazioni scolastiche proprio grazie alla didattica a distanza. Sono tre le parole che ci hanno guidati nell'avventura, in questa avventura. Creatività, ci siamo dovuti inventare un modo nuovo di fare scuola in pochi giorni, quando tutto sembrava nel caos, e proprio come accade è nei momenti di difficoltà che può succedere qualcosa di davvero, può succedere qualcosa davvero grande. Noi educatori siamo stati chiamati a mettere in gioco tutte le carte che avevamo e a scovare nuove idee, a tirare fuori il meglio di ognuno di noi per regalarlo ai ragazzi perché fossero sempre seguiti al meglio. Flessibilità, la seconda parola che ci ha guidati, è una nuova forma mentis in tempo di pandemia e siamo stati chiamati come insegnanti a rivedere i programmi per poter offrire una didattica di qualità, seppure ovviamente con qualche aggiustamento. No? Ed è così che ogni giorno è diventata una vincente sfida che anche i ragazzi, come dicevo, hanno saputo cogliere con entusiasmo e anche con responsabilità. Infine, la terza parola che ci ha guidati è stata empatia, che è il cuore della nostra scuola. Creare un contatto con ogni nostro studente per dimostrargli che l'insegnante è lì per lui e con lui e che sono insieme si impara veramente. Questo è stato il centro attorno al quale è gravitata l'attività scolastica del nostro liceo. Distanti ma accanto, questo è il nostro slogan. E così è. Ed è così che ci siamo veramente sentiti. Abbiamo anche continuato, per quanto possibile, la nostra attività spirituale. Ogni giorno, all'inizio delle lezioni, si recitava la preghiera suggerita dal nostro sacerdote responsabile spirituale della scuola, che è anche insegnante di religione. E inoltre non abbiamo voluto accantonare il nostro pellegrinaggio annuale. La nostra scuola ogni anno, alla fine dell'anno, verso la fine di maggio, organizza un grande pellegrinaggio a un santuario vicino. E lo facciamo di solito a piedi, in mezzo alla campagna cremasca, in mezzo alla campagna lombarda, camminando per 10, 8, 10, 9 chilometri. Abbiamo vari santuari che possiamo raggiungere, quello più importante è quello di Caravaggio, ad esempio. Quest'anno evidentemente non potevamo fare un pellegrinaggio in questo modo, abbiamo fatto un pellegrinaggio virtuale, cioè ci siamo radunati gli insegnanti, perché già le regole dell'ingresso in chiesa appunto erano cambiate e quindi ci si poteva entrare un certo numero di persone, ci siamo radunati nella nostra basilica santuario della città di Santa Maria della Croce con il vescovo e tutti gli altri studenti e genitori collegati ovviamente via streaming. E abbiamo vissuto il pellegrinaggio con la recita del rosario, con la riflessione del vescovo. Abbiamo avuto un notevole numero di accessi e direi che ci ha molto confortato, quindi abbiamo voluto chiudere l'anno anche con il nostro pellegrinaggio virtuale. Diciamo che al termine abbiamo voluto, secondo quanto la FIDE ha sempre sostenuto e rilanciato, abbiamo voluto fare scuola, continuare a
fare scuola, l'abbiamo fatta molto intensamente e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Qui devo ringraziare tutti i miei insegnanti che si sono dati da fare tantissimo, perché è stato un lavoro molto più pesante di una semplice attività in presenza, e anche i miei alunni che hanno risposto per la stragrande maggioranza in maniera molto positiva, no, a questa tipologia di scuola. Che cosa pensiamo per il futuro? Dunque, per il futuro dobbiamo innanzitutto dire che c'è una preoccupazione forte per la tenuta delle scuole paritarie, visto che lo Stato non ha dato dei sostegni adeguati. Abbiamo ancora l'ultima spiaggia e l'ultima, diciamo, speranza è con l'approvazione definitiva del decreto rilancio, dove possiamo sperare che vengano maggiorate i contributi alla scuola paritaria. Noi faremo di tutto, noi chiederemo anche alla Regione che ci dia, Regione Lombardia, come già sapete, già dà la dote scuola alle nostre famiglie, quindi è già vicina alla scuola notevolmente. Chiederemo che sia più vicina ancora nel caso il governo non accetti assolutamente di potenziare i finanziamenti. Detto questo, nella speranza, nella certezza e nell'impegno perché la scuola paritaria continui con forza meglio di prima, cosa possiamo ipotizzare? Possiamo ipotizzare certamente, dopo queste esperienze che abbiamo fatto della scuola a distanza, la didattica a distanza, certamente potenziare l'ambiente digitale dove gli alunni navigano. Ecco, questa creazione di un ambiente digitale in tutte le scuole, secondo me, potrebbe essere una degli obiettivi futuri da proporre. E poi non vorrei scartare la didattica a distanza come fosse stata, diciamo, un caso particolare data la situazione, ma avendo compreso la sua valenza, potrebbe essere utilizzata in futuro in appoggio alla didattica in presenza. Ad esempio, faccio un esempio molto semplice, per attivare con gli sportelli che noi facciamo, offriamo gratuitamente agli alunni tutto l'anno, quegli sportelli per coloro che hanno bisogno di integrazioni e di approfondimento, di appoggio nello studio del programma scolastico. L'apprendimento poi dell'uso delle tecnologie digitali. Noi, per esempio, come nostra scuola, abbiamo un corso opzionale in informatica nel quale inseriremo proprio queste tecnologie digitali per i ragazzi, perché le apprendano sempre più e adeguarli anche al futuro. Noi abbiamo inserito proprio l'informatica per dare ai ragazzi la possibilità di essere pronti alla fine del liceo ad affrontare qualsiasi attività. Adesso che abbiamo visto l'importanza di questa attività, di questi strumenti digitali, approfonderemo ancora di più, affiancandola all'insegnamento dell'inglese nella nostra scuola, che anch'esso prepara ad essere adeguatamente pronti per il lavoro nel mondo del futuro. Ecco, questo è un po' quanto è stato fatto nel nostro liceo e nella nostra scuola. Auspico per tutti, ecco, un rinnovamento e un potenziamento della nostra scuola paritaria, e che possiamo continuare a fare scuola sempre meglio di prima e sempre meglio. Grazie, un saluto a tutti.